Ciao ragazzi, benvenuti. Questa sera siamo con la demo di Resident Evil 3 e lo proviamo in uscita poi il 2 aprile, quindi mancano ancora una decina di giorni, poco più, e vedremo. Tanto benvenuto Roberto, benvenuto Mosettina. Direi di partire e vedere subito come hanno migliorato questo gioco, dai. Gioco del 99, ragazzi. Allora, vediamo opzioni. È in italiano, mi pare di aver visto. Sì, lingua delle voci italiano, lingua dell'interfaccia italiano e sottotitoli, perfetto. Il prodotto finale potrebbe essere differente da questa demo, ovviamente. In questa demo non sarà possibile effettuare salvataggi. Partiamo. Questo tra l'altro è un titolo che mi ha richiesto Roberto. Quindi, Benvenuto Mosettina Nuova. benvenuto Mosettina. Capitano, Vediamo. alla signorina serve aiuto. Non so se lo conoscete, ma graficamente mi sembra già ben Non hai pensato di chiedere alla ottimizzato. signorina come Così. si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama Ceno e ci qualcosa rivediamo dopo. come Valentine. Va bene, Sono Mosettina. Gino. Ci rivediamo dopo. Piacere di Tanto facciamo la conoscerti, demo, poi Gino. vediamo cosa giocheremo più tardi. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire, mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro Proprio per questo. un bel upgrade comunque Sì, grafico. Bel però stiamo facendo tutto lavoro, il ragazzi. possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Per essere tra l'altro una Ma ci demo. serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, Superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Obiettivo, vai in Sali al superficie. piano di sopra, troverai dei rifornimenti. Ok. Vediamo un po'. Sì, sensibilità quando mira va bene. Un po' lenta la visuale, vabbè. Guido UBCS, la combinazione delle polveri da sparo. Ok, proiettile da sparo per 2, polvere da sparo più polvere da sparo alta, qualità alta. Buonasera, stasera senza figliola. Buonasera Goodwind. Sì, stasera senza figliola. Diciamo che non è il titolo ideale. No, esatto, tra l'altro. Quindi questa sera ci becchiamo un po' di demo di Resident Evil in attesa dell'uscita del 2 aprile. E poi vediamo, dopo. Non è che facciamo solo questo stasera perché questa sera sarà una live piuttosto lunga. Quindi andremo tranquillamente fino alle 11, mezzanotte. Vedremo poi, sceglieremo i titoli magari per stare in tema. Horror, un Man of Medan, oppure vediamo se andiamo su Warzone o roba simile. Non so, vedremo strada facendo. Graficamente mi sembra veramente ben riuscito, ragazzi. Bella upgrade. Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente.
Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Ma hanno cambiato solo la grafica o anche le meccaniche? Ma presumo la grafica, le meccaniche non dovrebbero essere state modificate. Ti dico la verità, sono appena proprio partito da pochissimi minuti, quindi non ne ho la più pallida idea. La polvere da sparo. Ok. Pianta. Ok. Vediamo, poi anche questa qua è una demo, quindi non ho idea cosa, se sia poi una parte del gioco effettiva o una demo a parte dal gioco, diciamo. O se poi sarà proprio un pezzo di gioco che beccheremo anche facendo il gioco completo. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. What the fuck? Ma non muore, raga. Quanti colpi? Mazza, quanti colpi ci vogliono, però. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa da raccogliere. No. Perfetto, possiamo andare qua. Porca miseria. Questo all'epoca lo giocai e preparati a saltare in aria. Ah, tranquillo, non spoilerò anche perché ricordo poco. Oh, ma raga, però. Raga, però, quanti colpi? Cioè. Ma scusa, ma non basta un headshot a questi zombie? Goodwin. Porca miseria. Speriamo di trovare parecchie munizioni perché... La testa, solo che la mira è alla buona. No, ma l'ho preso la testa già anche prima, eh. Sì, la mira è un po'... Sai cos'è? Che la visuale è una cosa, poi la mira è un'altra. Vediamo un attimo se c'è un'opzione per modificare visuale. Mira assistita nessuna. Ma mettiamo un po' di mira assistita... No. No, inverti niente, no. Visuale di gioco no. Campo visivo, visuale di gioco, mira assistita. Proviamo a mirare, ad aumentare un po' la mira assistita, vediamo un po' che succede. Ah, ecco, c'è l'oscillazione. Vabbè, dai, lasciamola, dai. Ok, dovrebbe essere un po' più stabile perché ondeggiava parecchio. Ok, schivata. Beh, la demo non so se ci farà saltare in aria, eh. Non ne ho idea se già vuole sganciare qualcosina oppure vuole viaggiare stretta. Non so neanche la lunghezza, sinceramente. Intendi forse il vicolo in secondo me sì. Secondo me ci danno l'assaggio. Può essere, può essere. Sono 7 giga di demo. Non so quanto sia lunga, presumo una mezz'oretta. Devo spiegare. Eh sì, altrimenti non sarebbe una demo allettante. Quello è vero. Ciao Dri. Ciao Bore Bore, benvenuto in live. Ok. Ciao Bore Bore Bore. Se io sparo a questo, ragazzi, lo faccio saltare? Mannaggia, siamo in ritardo stasera. Mannaggia Bore Bore, no, ho startato da pochi minuti. 14 minuti esattamente. Fammi vedere un attimo. Ciao Goodwin 83. Usa, no. Provo a sparare, raga. Ok, no. Proiettile è andato a... Proiettile è andato, sì. Sto cercando combina. Combina l'oggetto, no? Usa. Non lo fa usare. Beh, esamina che ce frega.
Guarda in giro, forse trovi un'arma. Dici ci vuole qualcos'altro? Non penso che un coltellino spacchi un idrante. È vero, però. Però ho detto, ma ho quello in mano, magari ce la posso fare. Lo spiletta al massimo A. Oh, porca miseria. Allora, un colpo in testa, due colpi. Raga, beh, li prendo però in testa, non... Questo no. Figa. Ancora non segui Dreamarkata su Instagram, okay. Sarebbe ora di rimediare troppo. Ok, la vedo male, ragazzi. La vedo molto male. Un colpo. Niente, non muore, raga. Due colpi. Ma che ti mordichiano. Sì, ma guarda che l'ho preso, Tre colpi, raga. Passa dal link, tre colpi in testa ci vogliono. Nell'info box per acquistare e si rialza. No, si rialza pure. Titoli. Ma che sistema di merda? Ma scusa, ma perché non mettono una croce più stretta, scusa? Lascia una croce grande così. Hai la precisione delle balle, proprio. Vabbè, tre colpi in testa sono molti. Sono troppi. Non molti, sono troppi. Quella è la difficoltà del gioco. Ah, ok. Sì, ma io non ho più colpi. Quindi... Ok. Corri fuori strascia. No, farò col coltello. Non posso correre, devo arrivare là. Vabbè, va. Ho capito, va. Marca male. Sono già ferito. Quindi col coltello mi faccio una mazza. Mordicchiato, sì. Ci è la dinamite che ti serve per l'idrante. Là sotto era? Non l'ho vista. L'hai vista sotto? Sì, ma io non ho colpi, non ho più proiettili. Sì, dove ci erano gli schifosi. Ok, fammi andare un attimo qua sopra. Brillava. Cos'è questo? Bore, played, please, good, no, for zero bits. Cerca prima i proiettili. Lo so. Ah, ma qui dentro ciao, sono delle casse da aprire, raga. Aspetta un attimo, che... pianta rossa nativa del montagna Arle. Non puoi usarla così com'è. Ok. Ripristina la piccola salute. Ok. Ciao Guerra Roberto 98. Ok. Perfetto, abbiamo ripristinato la salute. Ciao, benvenuti a tutti ragazzi. Hai trovato quel famoso quel mazzolin di fiorio? Sì. Guerra Roberto 98 ti saluta anche Mosettina. Ok, abbiamo un problema. Non abbiamo munizioni, ragazzi. Ciao, bori. Vabbè, ma non c'è soluzione, cioè, non posso riparare, ma è pazzesca sta cosa. Tanta roba graficamente. Graficamente, assolutamente. Assolutamente. Dalla normale polvere a sparo combina le due unità per creare munizioni, ok. Combina. No, questi. Ok. Vabbè, facciamo queste. Voilà. E munizioni furono. Quindi. Equipaggia. Hanno già mostrato Nemesis. No. No, abbiamo appena partiti. Cioè, pochissimi minuti, assolutamente. Allora, a quanto pare. Ci vogliono tre colpi in testa. Adesso è diventato più preciso. Com'è sta cosa? Tre colpi in testa, raga.
Questo è già un problemino, eh. Tre colpi sono tanti. Troppi. Ok, posso scendere dopo di qua. Perfetto. Però andiamo a vedere. Ma si rialza pure questo. Andiamo a vedere sotto appunto che c'era la dinamite. Mi diceva Goodwind. Sì, ma qui sono tanti, raga. Cioè, c'è un... Troppi, ne basterebbe uno ben piazzato. Allora, devo star fermo immobile. Vediamo. Vediamo. Ah, devi prendere... Ok, tipo una super... Devi fermarti proprio. Lascia il tempo di che si prenda la mira. Vabbè. No, questo era ben piazzato, raga. No, 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 non è così. Che mira di merda c'ho, raga? Ma è difficilissima sta mira. Comunque non basta. Non basta, non basta. È che loro muovono la testa. Sì, ma dai, questo l'ho preso in faccia. Dai, dimmi che non è. Non era preciso questo. Ok, non c'ho più colpi. Dimmi che non erano precisi questi. Sono spanato. Corri, Forest. Corri, ma... Ma io devo prendere là sotto, raga. C'ho da prendere quella roba lì a destra. Vediamo. La mira mi sembra come in RDR 2, ovvero che devi aspettare che il mirino si rimpicciolisce per sparare un colpo più preciso. Sì, ma questi due qua li ho fatti precisi, ma non è morto, ragazzi. Ok, qua non si posso prendere. Dov'è che l'hai vista la dinamite? Io non l'ho vista. Non è niente questo. Non posso prenderlo. Dov'è che l'hai vista, Goodwind? Era quello che scintillava la wawa. Ho visto male. Ah, ecco, grazie. Pardo. Perfetto. Allora andiamo a vedere qua dentro che si entrava da qualche parte. Sono anziano, la vista ogni tanto mi confonde. Ok, ci hai perdonato, dai. Vabbè, la combinazione non ce l'abbiamo. Bene, polvere da sparo, facciamo un po' di munizioni. Ok. Comunque ci starebbe portare in live la saga di Resident Evil. Ma la portano già in tanti. Hai voglia. No, porteremo questo che l'hai richiesto, Roberto. Il 2 aprile quando esce. Se riesco a prenderli. Per la miseria. Per la miseria. C'è un sistema di mira. Cioè. Qui cos'è? Non c'è niente a raccogliere? No. Hanno fatto L1 Remastered, il 2 e il 3 Remake, poi ci sono già per la PS4 dal 4 in giù. Passa dal link Instant Gaming nell'info box per acquistare risparmiando su moltissimi titoli. Allora. Uno. Due in pieno, raga. Tre in pieno. Tre in pieno, raga. Dai, è troppo. Già non si trovano i proiettili, ancora ce ne vogliono così tanti, è un casino. Allora, vediamo se troviamo qualcosina qui. Buonasera. Vabbè. Va bene, ragazzuoli. Oh, buonasera, Open Master. Benvenuto. Quello si è rialzato. Un po' esagerata la cosa, eh. Oh. Troppi per un gioco dove devi usare i colpi con il contagocce. Sì, assolutamente. Troppi. Cioè, ok, ne trovi 15 per volta se sei fortunato.
So te devi fabbricare, ovviamente. E come Resident 2? È una domanda o un'affermazione? Sera Lupin. Lupin, è una domanda o un'affermazione? Questo si è rialzato. Ma poi si ricontinua a rialzare, raga. Ma quando gli shot in testa, cioè, dovrebbero finirla, no? Sì. Posso chiudere le porte? Affermazione. Affermazione. Svetlana, sarebbe ora che impari a leggere la punteggiatura. Ehi, passa sul canale YouTube. Quante pretese, bore bore. PL ho giocato. Ah, ok. Sì, però non è che poi diventa poi troppo, cioè, un TPS. Uno sparatutto in terza persona, scusa. Con tutte ste robe. Cioè, meno survival e troppo sparatutto. Ancora non segui Dreamark K su Instagram, sarebbe ora di rimediare, trovi il link nell'info box. Le tronchesi al posto del coltello, che dite? C'ho l'inventario che è ridicolo. Cos'è che togliamo? No. Non troppo. Non troppo, ok. Allora, l'erba medica la teniamo, ragazzi. Mettiamo giusto coltello. Ah no, proprio non posso prenderlo. Ma porca miseria, aspetta un attimo. ASP. Ah, ok, posso mettermi via. Seleziona oggetto da inviare alla cassa oggetti. Combina l'erba. Ok, deposito. No, ma devo depositare. Depositiamo il coltello, ok. Poi combiniamo l'erba. Una miscela di due piante verdi. Questa è una discreta quantità di salute, ok. Perfetto. E così prendiamo le tronchesi. Magari le tronchesi riusciamo a fare quel discorso dell'idrante? Che dite? Riusciamo a fare qualcosa magari con le tronchesi? Oppure questo non si può tagliare. Fammi vedere. Ciao, caro. Fammi vedere una cosa. Ciao Foldiax, benvenuto. Come andiamo? Ah, non posso usarlo, ok. Non me la fa equipaggiare. Come andiamo, Foldiax? Oh, porca miseria. Abbastanza bene, te. Ok, sono passato da qui, che siamo usciti. Perfetto, adesso scappiamo. Tutto bene, stiamo provando la demo di Resident Evil 3 che uscirà il 2 aprile, quindi tra un paio di settimane circa. Questo qua sì. Poteva rompere. Però non voglio spararci. Niente. Vabbè. Vediamo se ci bastano queste tronchesi. Usare oggetti chiave. Quando hai bisogno di usare un oggetto per sbloccare una porta o risolvere l'enigma, seleziono. Ok. Caspita, non va. Raga, non va neanche la tronchese per fare sta cosa qua. Porca miseria. Allora dobbiamo andare forse dove c'era la cassaforte? Che dite? Non puoi tagliare un idrante. Vabbè, ho capito, devo solo inciderlo. Dov'è che era la cassaforte di qua? Ok, proviamo. Vediamo un po'. Vediamo se possiamo fare qualcosa con la tronchese. No, niente. Oh, porca miseria. Vediamo un attimo, usiamo la mappa. Ok. Inventario, documenti. Magari nei documenti che non abbiamo letto c'è qualcosa.
Invece non c'è niente, ragazzi. Mappa differente. In esplorazione, sezione esplorata. Caspiterina. Ci siamo persi qualcosa, raga. Che dite? Abbiamo saltato qualche zona? Vabbè, a parte qui dei proiettili che ci siamo scordati. Prima siamo venuti giù di qua. Niente, di qua siamo sicuri che non c'è niente. E siamo di nuovo qua. Forse con la porta gialla. Andiamo a vedere quella porta gialla se si può aprire. Sì, ok, abbiamo scordato qualcosa. Ciao Foldiax. Ok, cerchiamo dappertutto perché ci serve questo attrezzo per l'idrante. In cucina c'è una dolce novità, il preparato per pan di Spagna, sburro. Basta aggiungere 4 uova, 25 g d'acqua, sbattere il tutto, mettere in forno e voilà! In soli 20 minuti avrai il più soffice e gustoso degli sburri. Sburro Arturo, risultato sicuro. Lo trovi spidusciando questa gran coppola di minchia. La manichetta dell'antincendio, ragazzi, ci voleva. Non dovevamo distruggere l'idrante. Easy, no? Ma porca miseria. Il pensiero è stato solo distruggere l'idrante. Per acquistare risparmiando su moltissimi questi titoli. Devono essere gli uffici della metro. Attacca un po' altino. Ok. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Ok, non c'è niente. Niente, questo non possiamo adoperarlo. Perfetto. Chiuso. Tutto chiuso qua, ragazzi. Io sto vedendo che il gameplay è uguale al Resident 2. Troppi colpi alla testa e le munizioni sono poche. Quella è una cosa che odiavo quando giocavo il secondo. Poi dalla metà in poi migliora un po'. Spero anche in questo. Ah, ok, migliora un po' perché magari poi trovi più attrezzatura, più armi. In questi giorni gli episodi di violenza vanno peggiorando sempre di più. Sono persino arrivato al punto di comprare un fucile. L'ho messo al sicuro nel portafucili. Se le cose si mettono male, tagliate la catena. Ok. Quindi abbiamo, per tagliare la catena, granata frammentazione. Facciamo così. Combina. Fucile di... cioè, cartucce del fucile a pompa. Sì, e potenziamenti vari. Infatti. Vediamo, scusa, ma quello vorrei prendere, però voglio tenermi spazio. Ok, eccolo qua. Ok. Bene. Si comincia a ragionare con un fucile a pompa. Ora bisogna lasciare giù qualcosa. Cosa lasciamo giù? Lasciamo giù le tronchesi, direi. Per il momento. Scarta. No, non me fa scartare, raga. Porca miseria. Cosa lasciamo giù? Lascio giù questa qua. Ripristina la corrente? No. Una pianta rossa nativa della montagna. Non puoi usarla così com'è. Non so come posso usarla. Gli oggetti scartati non possono essere recuperati. Scartare l'oggetto? Scartiamo, prendiamoci il fucile a pompa. Ok. Equipaggia. Siamo sempre al solito punto. Questa dobbiamo lasciarla stare perché non me la fa mettere al posto. Vabbè, essendo una demo probabilmente è bloccata sta cosa.
Cioè non me la fa, non mi fa scartare la tronchesina. Quindi procediamo così. No, ok, qua siamo già andati, perfetto, andiamo di qua. Ok, questo shot. Possiamo tornare anche indietro da dove siamo venuti, da sopra, per evitare di sprecare munizioni. Vabbè, c'è lo stesso. Ok, sono rigenerati, ragazzi. Oh, porca miseria. Non posso passare di qua? Ma no. Sono obbligato a passare di qua, ragazzi. Ok. Buono. Le erbe funzionano che le verdi puoi usarle sempre, ma le rosse e le blu le devi combinare con un'altra verde, sono quasi sicuro XP. Ok. Tanto andiamo in un'altra zona che non abbiamo neanche fatto prima. Vediamo un po'. Cosa possiamo trovare? Oh porca miseria. Troviamo brutte cose. No, vabbè. No, 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 no. Ma va, caga. Super Soldier traded the channel with 5 viewers. Oh, yeah. Grazie per il follow, Calz TV. Oh, grazie, Super Zol, per il raid. Grandissimo. Ciao. E grazie per il follow, Calz TV, ragazzi. Ciao, ragazzi, benvenuti. Benvenuti a tutti. Grazie mille. No, vabbè, vabbè. Non mi faccio ammazzare, raga, no. No, 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 no. Fuck you, man. Stai a terra. Ciao, Calz TV. Tutto bene, tutto bene. Non muore. Cioè, tutto bene, tranne che non muore questo. Ok. Proiettili. Vediamo qua cosa troviamo di interessante. Un'altra granata. Messo follow Calz TV. Grande, Calz TV. E grazie mille Super Zol per il raid. Sì. Allora, rimettiamo il fucilazzo a pompa. Anzi, non sono convinto, forse ci serve in un momento più... Ciao. Più opportuno. Oh, vabbè, raga, ma questo... Vabbè, ma scusa. Buona live. Cioè, 5. No, io le ho messo a te, Calz TV. Grazie mille, Super Zol. Grazie davvero per il raid. Vado a cena. Buona cena, buona cena, buon appetito. Io ho già mangiato. Stasera live un po' lunghina. Ciao, Super Zol. Perché ci facciamo la demo. Poi dopo vediamo cosa giochiamo. Grazie. Decidiamo un po' più avanti cosa si fa di bello. Allora, torniamo a noi. Vediamo qua. Cosa c'è qua di bello? C'è sempre qualcosa di bello, ragazzi, nei posti che non sono convenzionali. Grazie per il follow, yeah. Dome Puglia. 25. Oh, grazie per il follow, Dome Puglia. Thank you. Thank you. Benvenuto. Bella, bella lì. Oh, fuck. Non sono pronto a questo, raga. No, 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 non sono. Ma no, ma non sono pronto. Ma non sono per niente pronto. Ma stai... Passa dal link Instant Gaming dell'Infobox per acquistare risparmiando su molti. No, no, non sono pronto a questo. Via, via, via. No, ma è scriptata o sto morendo perché devo morire? Cioè... Corri. Sì, corro, non ho bende. Ma è nuovo il gioco.
Sì, questo qua è la demo del gioco che uscirà. Io non corro. Come si chiama questo gioco? Resident Evil 3. La demo. No, raga. Ma dai. What the fuck? Ma scusa, ma com'è sta storia? Non puoi scappare perché ti aggancia sempre. Che cazzo? Che cazzo, sì. No, comunque stavo dicendo, questo qua è un gioco nuovo, nel senso che è ancora solo la demo. Il gioco ufficiale uscirà poi il 2 aprile. Se non vado errato, Roberto è più informato di me su questo gioco qua. Sì. Allora, io corro. No, vabbè, anche questo. Ma vaffanculo. Ma sarà gratis. Ma non penso proprio che sarà gratis. No, no, 60 euro costa. No, vabbè, ma scusa. Dove devo andare, raga? È anche per PS4. Ah, oh. Non riesco mica a andarmene via da qua. Mi aggancia. Mosettina Play Grip for 0 bits. Sì. Caso mai su PS5. No. È su PS4 sarà, ragazzi. Assolutamente. Esce tra pochissimo, eh. Non esce. Un paio di settimane è ufficiale il gioco. Me ne riesco ad andare via da qua. Porca miseria. Cos'è che usiamo? L'idrante, ok. Hai rimesso chiusa i sound alerts. Le avrei rimessi, ma non so se escono alla fine. Ok, sono. No, vabbè. In chat intendo. L'avrei rimesse, ma non so se escono, però. Non sono sicuro, sai. Cioè, io l'ho messo, ma a quanto pare non si. No, ragazzi. Sì, si escono. Ragazzi, questa è finita la demo. What the fuck, è finita la demo. Quindi, beh, immaginavo mezz'oretta, però è volata abbastanza in fretta, ragazzi. Ah, ok, adesso escono. Bene. Fine. Questa era la demo. Tra 2 settimane avremo il gioco completo.